Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Di fronte alle attese e alle miserie degli uomini, Dio non può permettersi di riposare, e nemmeno suo figlio Gesù. Non chiude gli occhi o il cuore di fronte alle attese del mondo, mai, né allora né oggi. Come farà a rispondere alle attese di oggi, alla fame che attanaglia intere moltitudini? Perché quando si parla di fame e di pane, non si allude solo allo stomaco. Fame è la somma di tante attese urgenti e pane è sinonimo di ciò che le può soddisfare. Fame è l'esperienza di troppi paesi condannati a un impoverimento progressivo, di troppe famiglie che si ritrovano sul lastrico per mancanza di lavoro. Ma fame è anche quell'inquietudine subdola che dilaga nei nostri paesi del cosiddetto benessere, il bisogno di dare un senso alla vita, il bisogno di fiducia, di sicurezza, di sentirsi accolti, riconosciuti, amati. Come farà Cristo a rispondere a queste molteplici attese? Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Congedali, suggeriscono gli apostoli, cioè mandali via, che s'arrangino. Solo che Cristo non è affatto di questo parere. Voi stessi date loro da mangiare, risponde. E come possiamo fare noi? C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma cos'è questo per tanta gente? Ma Gesù Cristo non è qui per niente. Quando affermiamo che è presente in mezzo a noi, non è una solenne sparata che facciamo. È presente davvero, con tutta la sua forza di risorto. È lui, in fondo, il pane vero, ce lo ricorderà nelle prossime domeniche. È lui il primo che si dona, che si fa pane. E in sintonia con lui e sui suoi passi, il poco degli uni si somma a quello degli altri. Il nostro poco con Cristo si moltiplica. E ce n'è per tutti. Secondo la nostra abituale aritmetica, più una cosa si divide, si spartisce e meno ce n'è. Ma con Cristo accade esattamente il contrario. Più si divide e più si moltiplica. Riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati. Il miracolo non va attribuito unicamente alla potenza di Cristo. Questa non opera fin quando noi non gli mettiamo a disposizione quel poco che abbiamo e che siamo. Ecco l'altro risvolto del miracolo. Credo che i tempi in cui viviamo e quelli del prossimo futuro che incombe ci riservano molte occasioni per partecipare a questo miracolo. Si tratterà di spartire in molte più fette la torta di cui godiamo. E sarebbe molto più dignitoso farlo di nostra spontanea volontà, cioè per amore, anziché sotto costrizione. Solo allora il pane basterà per tutti. E sarà davvero un miracolo. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.